Il 28 marzo esce nelle sale Un mondo a parte, la nuova commedia di Riccardo Milani, che vede protagonisti una coppia inedita di grandissimi artisti. Sono con noi Virginia Raffaele e Antonio Albanese. Buonasera! Ciao caro! Eccoli qua! Buonasera. Antonio Albanese, Virginia Raffaele! Virginia Raffaele, Antonio Albanese! Che bello, guarda! Buonasera. Accomodatevi. Ci accomodiamo. Ma benvenuti e grazie. Allora, sì, il pretesto è questo film, ma siamo già così contenti di vedervi che... Ma insomma, andiamo via. No, è davvero, per certi versi. Il 28 marzo esce nelle sale Un mondo a parte, commedia di Riccardo Milani, che saluto. È la prima volta che lavorate insieme. No? No, dico sì. No, dico sì. Era un sì. Sì, no, è un sì. E abbiamo, ecco, questa molto tesa io. È la locandina del film. Poi siete anche in copertina su Oggi. Visto? Sì. Belli. Sì, avvolto da Virginia. Beh, bello, sei protetto, guarda. No, ma allora vi anticipo una roba. Ma perché? No, aspetta. Sono rimasto così incatenato. Vi anticipo una cosa, nel film c'è una scena che la signora Coriandoli direbbe: noi quelle cose lì non le guardiamo. Direbbe: oddio, un po' dispiace. Però direbbe così. Antonio, però... No? Sì, qui è particolarmente No, timida. Dico la scena del film. No, niente, sta di quella cosa lì, dai, la scena del film. Sembra chissà che scena... È una scena, noi siamo professionisti, a tratti, e quindi... Ma come a tratti? A tratti? A tratti? In quei tratti, Ah, ho capito, a tratti. A tratti, sì. No, a tratti. A tratti, a tratti. A tratti, a tratti. Sì, a tratti, a tratti. Beh, una scena... Antonio Albanese che... Dopo... Il tuo film c'è. Diciamo che non puntiamo sul fisico in questo film proprio noi, no? Beh, non proprio. Però sei stato molto delicato, devo dire, invece è una scena molto delicata, però fa impressione a un certo punto. Sì. Io vi conosco, dico, ma non sapevo, ho detto proprio... Vabbè, e dopo il tuo film 100 domeniche, che ha avuto un'accoglienza veramente eccellente, un gradimento assoluto dal pubblico, dalla critica, sei tornato alla commedia. Alla commedia. E sai cosa ha detto Virginia? Che sei stato sorprendente. Ha detto proprio, vero, che è stata una sorpresa, Antonio. Ah no, sto pensando che sempre ti freghi sempre, tu parti bene... Che tu hai detto che è stata una folgorazione. No, ho detto che per me è stata una sorpresa anche umanamente, nel senso che... E tu per cosa pensavi che fosse? Ma perché adesso non lo conosci. Ma perché? Non lo conosco. Se uno dice, se uno vi dice, sei stata una sorpresa umanamente, vuol dire che sino a un minuto prima non posso dire cosa pensavi, ma è chiaro. È come a Troisi, le piace un sacco di donne, come se lo spiega. Come se lo spiega. Esatto, è la stessa dinamica adesso, guarda. No, per me è stata una sorpresa perché io l'ho sempre ammirato, ovviamente, sono un po' più piccola, neanche troppo. È un altro insulto. Ma no, dai. Tu in un attimo. No, Antonio. Però per me è un onore, ovviamente è stato un onore lavorare con Antonio. Adesso lo dico qui, non è per piaggeria, anche perché non so che significhi. Però insomma, nel senso, è vero onore. Che lei ha avuto... Ero anche molto tesa e emozionata quando venne a teatro a vedermi. Ma è vero che ha avuto l'influenza e tu l'hai fatto un brodino? Sì. Allora, siamo arrivati sul set, praticamente mi sento dire, Virginia non sta bene. Come non sta bene? Dobbiamo cominciare domani a girare, cos'ha? E ha un febbrone, la vado a trovare e a distanza mi dice: sono messa malissimo. Allora io sono andato e ho fatto un brodino caldo. Sei andato dove? Dal macellaio, ho comprato della carne e io ho fatto un brodino. Mi hanno detto che sei diventato molto amico del macellaio. Beh sì, è molto simpatico. Sì. Approfondiamo? E lei è rimasta molto colpita. No, sono rimasta colpita rimasta perché molto colpita. Tu ti trovi Antonio Albanese, io dico al pubblico che io lo vivo come Antonio Albanese, che fa: allora tesoro, dove ce l'hai il coso? Dai, forse scaldiamo la pastina. E io non me l'aspettavo che fosse così. Ma guarda che mangia anche lui, nella vita. Mangia, si è mangiato mezzo Abruzzo, te credo che mangia. Si è mangiato mezzo Abruzzo? No. Cosa hai fatto? No, vabbè. No.
Ho dettagli. Cos'è che hai fatto? No, io sono vegetariano. Sì, e sì, sì, certo. Quanti chili hai preso? Ma figurati, ma 8? Ma non è vero. Ha detto lei? Ma non è vero. 8. Ma no, è l'abbigliamento, faceva molto freddo e sembrava. Calcola che non era raccordato. 8 chili? Ma non è assolutamente. L'ha detto lei? Ma Virginia, ma non è assolutamente vero. È chiaro che poi di sera sei stanco così e incontri altri che amici, c'entra? Altri colleghi e ti ritrovi in questi ristoranti. 8 chili? Dove ti lanciano il capretto, proprio tu entri e lo lancia. 8 chili hai preso? Ma non è vero! L'ha detto 8 lei? Chili. Ma non è vero! Antonio, dai, ma no, ma stai dicendo che è bugiarda. Diciamo che piace mangiare, Antonio. Beh, ma sì. Sai che c'è? Che è stato anche un po' il metodo Milani, che è un uomo malvagio, e noi salutiamo, che ci faceva mangiare, proprio ingozzare così. E quindi dopo per un affrontare po', il freddo. Certo. Era il freddo. Però mi hanno detto che per dimagrire ha affittato una mountain bike. Sì. Sì, ho affittato una mountain bike, l'ho usata una volta. Certo. Perché c'era meno 22, questa è l'altra leggenda. Meno 33, questa è l'altra, meno 40. L'altra leggenda. È venuto la mattina e fa: ho preso la bici nuova. Guarda, Virgi, io vado in bici. Va, dove vai, Antonio? Ma vado, ci sono delle biete. Sono tornato ibernato. Ero così, un fermo immagine. Ma non ci ho pensato. Siamo a 1200. Esatto. Io sono arrivato a 1400. Era a un certo punto. Ero. Ma sai che, lui, sai che lui ha detto a tutti gli amici: no, ma non sapete, era sotto zero. Beh, sì, beh, è arrivato a meno 12, eh? Vabbè, meno 12, beh, senza no, vento non si sente in montagna. No, ho capito, però ti devi concentrare, devi comunicare con l'altra persona. E guarda qui, devi memorizzare, cioè il freddo a meno 12, davvero. Cioè, sai poi cosa? Ti scappa alle 4 di mattina. Alle 4 di mattina. Senti, ma cos'è questa cosa che toglieva le focacce ai bambini, mangiava la pizza ai bambini al mattino? Perché mi guardi? Non l'ho mai detto. Ma ha detto lei? No. Sei una cattiveria no. Ma ha detto ma che no, tu arrivavi pensa, sul set, siccome in questo film c'entra una scuola con dei bambini, ora ne parliamo, dice che lui arrivava prima sul set e mangiava la focaccia ai bambini, toglievi la pizza ai bambini. Ho mangiato un bambino, quello è diverso. Però la focaccia no. Ecco che era, me l'ero sbagliata io. Chi è che racconta la trama? Beh, la trama è stata raccontata prima a Virginia, quindi tocca a te, Virginia, raccontare. Ah, la racconta la trama. È la storia, che poi è la storia di questo professore, di questo insegnante, che appunto insegna in una periferia romana ed maestro, è stanco, sì. Il maestro albanese, che... dice il maestro... Sì, un maestro elementare. Ah, pensavo il maestro albanese. No, maestro elementare nel fare. Che vuole appunto vuole cambiare posto, anche perché non si trova in questa periferia romana, e viene trasferito e chiede proprio lui un trasferimento in questo paesino d'Abruzzo. Entra in questa scuola dove purtroppo si rischia di la chiusura. Cosa lì, sì, sì. Sì, si dice per forza. Chiudere. Per mancanza di bambini. Per mancanza di bambini, sì, anche di disponibilità. E quindi poi voi vi attrezzate per, diciamo... Come avviene in molti paesi, è una realtà, reclutare immigranti. Reclutare esatto. Altri bambini, in questo caso anche emigranti. Quindi è un film sulla resistenza, in un certo senso. Da una parte sull'importanza di una scuola pubblica che tiene esatto. Viva una comunità. Sì. Esatto. Dall'altra parte fa capire quanto siano risorse anche coloro che arrivano da lontano, che esatto. Si integrano perfettamente e addirittura sono fondamentali per la sopravvivenza di un'intera comunità. Comunità, perché se chiude la scuola, chiude la comunità. Chiude il paese, chiude la paese. Comunità. E il grande tema di fondo è la solidarietà. Insomma. Assolutamente. Dopodiché, appunto, arrivi in Abruzzo. E il freddo. Tu sei la vicepreside di questa scuola. Ecco, il freddo. Lui dice che ha sentito i lupi. Certo, c'erano i lupi. Hai sentito i lupi? No, ma l'abbiamo visti proprio i lupi, bellissimi peraltro. Bellissimi peraltro. Loro hanno sentito noi poi, tra l'altro. Io conosco Antonio come le mie tasche, tu non sei esattamente per la vita agreste. No, però mi piace tantissimo i lupi. Abbiamo visto i lupi da lontano. Eri contento? La domanda incontri ravvicinati con cervi, con volpi, davvero. No, è vero. Voglio sapere se eri contento. Non ho mai visto un orso, quello sì. Ma il lupo, eri contento quando... Contentissimo, ho fatto anche delle foto, non faccio mai foto io. Ho fatto delle foto. Tra l'altro si era avvicinato a una certa distanza sul crinale, dalla parte opposta, stavamo girando. Sì. E si vede un lupo, il maschio, il capogranco, che guarda, ci vede da lontano, chissà cosa pensa, e chiama gli altri e noi abbiamo la foto col branco di lupi. Di lupi. Vogliamo raccontare quanto Antonio non si fidava di me. Ti ricordi?
Ma sei spericolata. Cioè, ma lei è una stunt woman, lei ha fatto la stunt woman. Io sono stunt woman. Lei interessa. È stunt woman. Io ero in macchina con lei, stunt woman o non stunt woman, sfiorava il... veramente. No, vabbè, guarda. Dai, racconta, vai. Perché era una via, ovviamente, cioè non era proprio un'autostrada. Beh, c'era la strada di campagna, di montagna. La strada di campagna, piena di neve. Con un dirupo. Col dirupo da una strada parte. Strada di montagna, tutte... Si vedeva l'Umbria da lì, cioè. Sì, buonanotte. Oh, se fai così ti fanno presidente della regione, non c'è l'Umbria lì. Allora... Per dire. Il mare, si vedeva il Mar Ionio. Sì, no. Allora. Si vedeva... Dai, che si vedeva. No, ma davvero, ho visto delle città che... Ma ci sarà stata la cunetta. Ma no, c'era il dirupo, però era a doppio senso. Quindi comunque dovevo stare sulla mia corsia. Ci credo. Potevo invadere. Ancora si vedeva, ecco. Brava. E comunque, e quindi Milani, che è un uomo malvagio. Il regista, veloce Virginia, vai veloce, perché c'aveva il megafono. Milano c'ha sempre il megafono, vai veloce Virginia, così. Quindi io correvo e lui, che non era un microfono, ma era impazzito. Io pensavo scherzasse all'inizio. No, beh, stavo interpretando quello. Ma cosa, non eravamo microfonati, ma no, c'ha paura. Poi l'ho tranquillizzato. Sì, ma è molto spericolata lei, molto spericolata. Però un po' spericolata sono. Beh, stunt-uomo, tu cosa hai fatto come stunt-uomo? Hai fatto delle scene pazzesche? Ma è caduta da ferma, niente di che. Ma cosa ha fatto? È caduta da ferma e stunt-woman, ma dai. Non è vero, Antonino. Ma sì, sei caduta da seduta. Senti cosa ha fatto, sta a sentire, vai. No, ho fatto delle scene in macchina. Hai inciampato. Ho fatto delle cadute, delle scazzottate, ma non sotterrato viva. Ho fatto cose così. Capito. L'hai fatte tu, t'hanno mai sotterrato. Ma io posso immaginare lui con la paura, col panico, posso immaginare. Sì, ma tu davvero da lì vedevi il mondo. E va bene, ma abbiamo girato proprio sul passo, a 2000 metri, dove eravamo. Ma adesso era 1200 metri. 6300 metri. C'erano degli sherpa che ci guardavano. Sì, Everest. Sì, certo. Era un po', non pensavo. C'era un bue muschiato. Andiamo a fare un giro in montagna io e te quest'estate. Ma figurati, figurati. Dai. Ma ti lascio, ti do un chilometro. Ma appunto, dai, mi aiuti, dai. Ma figurati. Ma se io vedo una partita da casa faccio la doccia poi, figurati. Cioè, ma perché bisogna sforzarsi? Voi a che ora giravate al mattino? Noi giravamo con... Alle 6. Alle 6. Quindi sveglia alle? No, anche alle... Lei alle 2:30. E lui che mi chiedeva la camomilla con la melatonina dopo essersi mangiato un mezzo Abruzzo, e le pizze dei bambini. Ti ricordi, Antonino? Le bambine dopo. Però a parte gli scherzi, allora le mangiavi le pizze dei bambini? Ma non è vero. Hai detto dopo. Bambini. No, eravamo coccolati in un modo meraviglioso. Però erano venerati i bambini. Pare venerati. Che lui tutti i giorni, prima di girare, mangiasse 3 pizze. Lui mangiava 2 pizze una sull'altra così. No, dai, Antonio, diciamolo, sbagliato. Dai. No. Ci sto io, sono testimonial. Sono testimonial. Con l'inflessione abruzzese, come hai fatto? Ma no, è difficilissimo perché è marsicano, quindi l'abruzzese marsicano è strano perché non è, sembra un po' siciliano, un po' napoletano, però non è, quindi poi è un casino. Io avevo dei coach meravigliosi che poi sono stati anche attori ovviamente nel film, perché sai che hanno recitato proprio tutti gli abitanti del paese, che mi sono stati vicini, Nennella e Pitone. Sergio Pitone, detto Pitone, ognuno c'era il suo. Andiamo avanti. Mi insegnavano che mi state campanando a me. Io adesso ho dato tanta soddisfazione a tanto Abruzzo, lo so, a tutta Pesca. Salutiamo tutto che l'Abruzzo. Mi state campanando a me. È difficile, sì. Tu invece no, perché tu a parte i mocassini iniziali. I mocassini. Che lui arriva da Roma, quindi a scena. Il gelo. Molte scene Cassini, io sono di origine lombarda nel film, quindi ho mantenuto tutto tranquillo. Tradizione. Tu non ti sei ammalato nonostante i mocassini? No, non mi sono ammalato. Bravo. Io ero sotto contratto, quindi non. Non ti potevi ammalare. C'è una scena a un certo punto. C'è una scena a un certo punto del cervo. Sì. Allora lui incontra un cervo. Secondo me, però magari mi sbaglio, non credo, ma conoscendolo, Antonio. Secondo me non gli avevano detto tutta la verità su questa scena. Questo te lo assicuro. Ti hanno detto, tu vai dritto, cammina. Tu vai dritto, uscirà un cervo, un piccolo cervo.
il più grande, il cervo più grande del mondo è uscito. E c'è una sua espressione. Il più grande del mondo. E c'è una sua espressione che il dirupo di prima era uno scherzo. Sì, sì. Era come se avesse visto una tigre. Infatti, un signore del posto mi ha detto: tu sei matto. Come avrei voluto essere sul set a vedere? Sul set faceva. Ma guarda, perché succedevano delle cose scivolate, cose cadute. Poi io avevo le scarpe sbagliate. Milani mi ha messo le scarpe sbagliate. Un po' di crudeltà. 8 kg, porca miseria. Ma non è assolutamente vero. Vabbè, due taglie l'hai prese. Ma quante, no, ti sembrava perché ero un po' preoccupato, ma per quello. Dici? Sì. Spiace non aver pensato di chiamare il costumista del film, perché... Ma figurati, era tanto contento, ricuciva, rigeva. Abbiamo detto prima che il tema di questo film è che appunto questo paese rischia di perdere la scuola per mancanza di numero legale di alunni, e quindi attraverso aggiustamenti, solidarietà nel paese, cercano di reclutare i due maestri, di reclutare dei bambini immigrati. Anche. A scena Osè, andate al cinema perché io non ho il coraggio. No. Ci sono gli occhiali tridimensionali. Sono due miei amici, non posso vedere. Ma voi quando vi telefonate fate i personaggi l'uno all'altra? Lui ha delle richieste ogni tanto. Io ho delle richieste. Cioè, cosa, che lui richieste? Mi chiede delle cose ogni tanto. Tu? No, vabbè, gli chiedo delle imitazioni. Cioè lui mi chiede le imitazioni, quella è la cosa surreale. Tu le fai? E gliele faccio. Che fai? Certo, che cosa fai? Molta allegria, mi mette molta. Cosa fai? Quello che mi chiede, che cosa mi chiedi di solito? Qualsiasi cosa. E ne chiedo una in particolare, mi devi rompere i coglioni sempre su quella. Vedi come mi fa impazzire. Raccomando, perché io quando guarda. Perché quando è lui fa, sai, io faccio: senti Antonino, senti una cosa, non devi rompere i coglioni, e lui poi parte e ride, parte e ride. E io invece fai... gli chiedo, no, tu cosa chiedi? C'è una storia che io ho raccontato una volta. Lui fa la cicogna. Io ho fatto un film in Spagna, in Andalusia, dove a un certo punto dovevo fare questa scena con delle cicogne. Arriva questo ammaestratore di cicogne da Madrid. Eravamo in Andalusia. Che mestiere meraviglioso. Caldo incredibile, c'erano 45 gradi. Fa caldo e fa freddo. Questo signore arriva con delle gabbie, con delle cicogne. E a un certo punto lui, educatissimo, molto professionale, prende una gabbia, l'appoggia, dà un colpetto alla gabbia, apre la porticina della gabbia, la cicogna mette il piedino, lo ritrae, e allora lui fa: non se puede fa muy calor. L'ammaestratore si dice: non se puede muy calor. Quindi c'erano, abbiamo aspettato il tramonto. Questa cosa la fa impazzire. Questa è Antonino, il DJ del mattino, perché lui veniva e bussava alla porta. E io: chi è? Sono Antonino, il DJ del mattino. Allora tu apri, cioè Albanese, quello vero. Sì, un po' d'allegria. Antonio Albanese, che peraltro da novembre partirà con una lunga tournée teatrale. Sì. Vieni a presentarla, però. Sì, va bene, ti aspetto. Molto piacere, sì, sì. Sarebbe bello che venissi. Sì. Ci sarà anche Cettola Qualunque, no? Sì, vabbè, Cettola Qualunque ha avuto una svolta ecologista. Cioè? Adesso è in America Latina e si batte contro la depilazione della foresta amazzonica. La deforestazione? Fazio, che pilo frequenti tu? Deforestazione mi sembra, insomma, eccessivo. Diciamo. Quindi ci sarà Cetto, ci saranno tutti i miei personaggi, perché ho voglia di riportarli in giro. Un'ultima cosa. Nel film, a un certo punto, Antonio fa il grillo. Sì. È bravissimo a fare l'imitazione del grillo, è vero? Il grillo. Volete sentire Antonio che fa il grillo? Il grillo. Antonio, fai il grillo. Io lo faccio. Dai, dai. Faccio il grillo. Mi viene da ridere quando viene da ridere. Senti che bello. Ma che una volta l'ho fatto in una... Bravo! L'ho fatto, vi racconto questa. Era uno spettacolo, i Francesconi con il prologo di Il Grande Morricone, mi ricordo, col testo di Stefano Beni. Io chiudevo con questo grillo, ma alla prima non avevo più saliva. No! E quindi ho fatto così, e la prima finiva lo spettacolo, c'era questa concentrazione di luce, questa attenzione, io dovevo fare un monologo su tutti questi insetti, una metafora, a un certo punto faccio il grillo e diventa questo. Però se lui ha fatto il grillo sarebbe bello che una cosa la facesse anche Virginia. Cosa volete che faccia?
Siete dei venduti. Hanno detto stanno gridando goccia, goccia. Non l'ho detto io. Guarda, detto non, io, non, io il pubblico aspetta la goccia. Io stavo zitta, tu l'hai mai sentita la goccia? Sì, me l'ha fatta. Te pare che goccia non a goccia. Vai. Ma goccia, perché devi rompere? Appena lo fai. Ma non c'ho la salivazione. Guardati. Dai, venuta con la salivazione. Dal 28 marzo al cinema Un Mondo a Parte, Virginia Raffaele e Antonio Albanese.